Quando si fa una scelta così importante deve essere per forza condivisa, perché sennò è logico che diventa difficile sia per me portare avanti se ho fatta io, sia che per la società, perché nel momento in cui mi ripropone di rimanere. Nella mia spiegazione, io da parte mia cosa penso? Io so che non sono autolesionista, masochista. So che diamanti sono due cose separate. Intanto, diamanti e Vagliani, secondo me, li voglio affrontare in maniera diversa. So che diamanti è insostituibile nei cuori dei tifosi, e lo so, e anche difficilmente sostituibile nella squadra. Però io sono convinto che cambiando determinate caratteristiche il margine di crescita di questo gruppo è ancora più grande. Quindi la scelta è un po' questa, nel senso che è stata fatta. Poi è sbagliata, è giusta l'idea di fare le cose meglio, quindi è improntata a questo. Si valuterà nel tempo se è giusta o sbagliata, però secondo me la scelta è, secondo me, quel tipo di lavoro che abbiamo fatto, col percorso che abbiamo fatto anche con la squadra. E a me, uno dei motivi per cui sono rimasto è che volevo portare avanti quel percorso. Mi sono trovato con un gruppo che ormai, anche oggi, nei primi giorni che sono stanchi, non sono, però vedi che le idee sono già quelle. Se fossi partito con un gruppo nuovo avrei dovuto ripartire da tante cose che invece sono già nostre, e nella nostra crescita, secondo me, portando delle caratteristiche diverse, possiamo fare ancora un maggior miglioramento. Poi sbagliato, giusto? Sì, è di andare a cambiare caratteristiche su qualcosa che deve ancora arrivare certamente come giocatori, e che possono, secondo me, andare ancora di più a esaltare quelli che ci sono e il nostro gioco, rimanendo il fatto che è stato determinante nella nostra salvezza, sia come personalità sia come anche qualità che ha messo. Però secondo me allo stesso tempo possiamo crescere ancora di più. Poi so che nei cuori dei tifosi ho dato una pugnalata, ma non è che io sperare di fare le cose che sono giuste e che siano quelle che fanno fare ancora meglio. In un campionato dove è difficile, si parte sempre da zero, bisogna guadagnarsi ogni partita, però nella mia testa devo pensare a un gruppo che nel tempo migliora sempre, sperando anche quei risultati. Però l'idea era questa, ed è un'idea che è stata condivisa da tutti quanti, poi della società. Su Vagliani gli è stata fatta un'offerta, io sul discorso economico non entro perché non è compito mio, ci ho anche parlato col ragazzo, al momento ho fatto una scelta diversa, però sono situazioni secondo me un pochino diverse. Ecco. Cioè, di fatto mi sembra, tra le linee, di aver capito, tu preferisci un gruppo che si responsabilizza e che rimane praticamente il leader, o quello su cui scaricare, tra virgolette, certe colpe in caso, diciamo, di risultati negativi, togliendo praticamente, posso dire, il punto di riferimento, tu lavori tutto il gruppo, che tutto ti sembra che lo responsabilizzi, diciamo, maggiormente. Sì. Sia dal punto di vista della crescita delle personalità, sia anche dal punto di vista tecnico, secondo me, con qualche caratteristica diversa possiamo fare qualcosa di meglio. Partendo dal presupposto che è stato determinante, però secondo me uno deve sempre cercare di capire dove sono i margini di miglioramento. Non ti puoi accontentare di quello che hai fatto o basarti solo su quello che è stato, ma devi provare a fare qualcosa di più. E so che do un dispiacere a tanti, ma, però credo che io devo cercare di pensare a Livorno in senso assoluto, e sperare che poi questa scelta nel tempo venga capita e dia risultati che poi fanno ricredere anche le persone, è normale che sia.